fra le mille rilevazioni che dobbiamo fare c'è rilevazione sulle scuole, verifica Green Pass. Nel nostro caso ci sono 3 non attivi, quindi sono 3 su 80, meno del 5, meno del 5%. Penso che siano degli irresponsabili, perché siamo dei pubblici ufficiali a tutti gli effetti, svolgiamo un servizio pubblico e penso che in quanto tale sia nostro dovere anche etico quello non soltanto di dare l'esempio, ma di tutelare noi stessi e gli altri. Ha paura di dover tornare in DAD nel corso dell'anno? Allora, non lo so, dalle dichiarazioni fatte sembrerebbe che quest'anno non ci si torna neanche se ci sono casi, neanche. Quindi, se io già mi illudevo l'anno scorso di non andarci in DAD e poi ci sono andata, ma proprio di brutto, spero che quest'anno si riesca a rimanere in presenza tutto l'anno. Non si può aspettare solo l'emergenzialità del Covid per agire sulla scuola. Gli interventi dovrebbero essere strutturali, quindi penso a eliminare definitivamente il problema dei supplenti. E poi io credo che ci sia un grosso tema dell'edilizia scolastica. Ci siamo scontrati con il Covid con aule non adeguate, o troppo piccole o troppo grandi. Insomma, ci sono tante cose da fare. Ad esempio, la possibilità di avere classi con numero inferiore di studenti. È vero che il ministro Bianchi ha detto che le classi per la legge Gelmini dal 2009 si possono fare da 15 a 27. Devo dire, io classi da 15 nella mia carriera non ne ho mai viste. Da 27 sì, anche da 30. Per la nostra scuola, grazie all'impegno della preside, è stato possibile smembrare alcune classi e quindi abbassare il numero di studenti. Ecco, sarebbe una cosa da fare a livello ministeriale.